Se non si è del parere del tuttologo dotto, del secchione che parla come un libro stampato. Parole che suonano e musica che parla. Potrebbe essere questo lo slogan ideale per recensire Chi non la pensa come noi, il nuovo CD dell'attore Alberto Patrucco, distribuito da Edel, che è un vero e proprio viaggio nelle parole e nella musica di Georges Brassens, il più raffinato cantautore francese del secolo scorso. Solo un attore come Patrucco poteva imbarcarsi in un progetto del genere, un comico che prende le distanze dai travestimenti e dalle battute facili e che affronta con apparente leggerezza temi assai profondi. Questa ricerca però non gli ha impedito di farsi conoscere al grande pubblico grazie a trasmissioni come Zelig o Colorado Caffè. La musica però resta la sua grande passione e così è nata l'idea di riprendere i capolavori di Brassens e di ritradurli e ricantarli in italiano. Brassens è scomparso nell'81, ma è più vivo che mai e quindi perché non riproporre 12 inediti in italiano? Brassens è stato uno dei più tradotti autori di canzoni. E non è facile tradurlo. No, ovviamente no, perché il francese presenta delle asperità linguistiche notevoli, è una lingua molto ritmica, percussiva, molto tronca, la nostra è una lingua molto piana, insomma rendere, e in più Brassens usa la lingua come solo lui la sa usare, perché è veramente un fuoco d'artificio e soprattutto è un crogiuolo di contenuti, di gergo e poesia. Sono queste le anime di Brassens, il linguaggio altissimo della poesia e l'argot, il linguaggio gergale. Al disco hanno collaborato fra i tanti gli amici Giorgio Conte, Mimmolo Casciulli e Mauro Pagani, che hanno proposto arrangiamenti originali ma aderenti alla profondità musicale insita nell'opera di Brassens. 12 brani che conservano i loro contenuti, dove la tradizione vuol salvaguardare la poesia e l'incisività del grande cantautore francese. Un lavoro che esalta l'animo artistico di Patrucco, arrivato alla comicità dalla musica e ora ritornato al suo primo grande amore con la complicità di tanti amici. E sono le cose che nascono non dal calcolo, ma dalla passione. E quindi alla passione si è aggiunta la passione di questi amici, come ti dicevo, che per un verso o per l'altro si sono sentiti coinvolti e hanno abbracciato questa operazione, perché poi alla fine drammaticamente uno per sintesi può dire operazione, ma in realtà è un percorso fatto di buone intenzioni. E tutti i restanti dei poveri pirla, chi non la pensa come noi è un coglione.